Come eat in. No. Quella la di burro. Ciao raga, scusatemi un attimino che... Lo dicevo su centesimi ma sui millimetri. Poi si prende e si prova. Guarda qua, guarda qua. Guarda il lavoro. Bella immagine. No. Ciao gente, grazie. Ciao. Allora, questo qui è un piattello di sì. Allora, io come potete vedere, originali Piaggio, che li vendevano così, con le massette e tutto, però me ne è rimasto uno e non lo vendo. Certo, se qualcuno mi dà 150 euro, poi glielo vendo. Niente, io ho modificato questo VDC, vedete? Eccolo qua. Stack. Questo è DC. Allora, il sì, c'è il bordino molto più alto, che sarebbe questo qui. E intanto è la prima cosa da tagliare per poterlo sbassare, d'accordo? Niente, una volta sbassato, sì, si sfonda. Non, cioè non è che si sfonda come carte, si apre, però l'alluminio non c'è più e quindi c'è le finestrelle, però basta mettere un po' di pasta o qualcosa, ma solo per la polvere, non si può mettere nemmeno nulla. Niente, io ora ho fatto il canalino qui e vediamo se questo qui, se ho fatto un bel lavoro oppure no. Ora io ho messo una barra filettata, tanto per non stare a ingrullire. A proposito, quando smontate per cambiare il freno davanti, qui abbiamo delle sfere all'interno e delle sfere all'interno dall'altro lato. Quindi prendete il grasso e ingrassatele bene bene, perché sennò vi cascano in terra e dopo non ce l'avete più. Questa è una prova, non è che vi è montato così il piattello. Oh. Guarda l'ingresso. È perfetto. Non è bellissimo? Bellissimo. Quando è verniciato è bellissimo lo stesso. Il suo lavoro lo fa. Quindi avevi risparmiato i soldi per i piattelli del ciao che non si trovano più. Montato Continente a Contico, siccome tanti ci hanno da ridire su di me, oh, e vuoi fare bene. La rosa è qui, qua. Questa è la posteriore, guardate. Come la ranzo c'è la nostra? Vabbè, comunque questa è buona. Guardate questa. Io ho pizzicato la camera d'aria, chiudila. E ora rismonto. Però io sono felice intanto di questo piattello. Guarda qua, fa vedere, vieni qua. Bravissimo. Poi aspetta, questa va registrata, quindi viene così, quindi torna sempre dritta. E nulla, ora c'è da smontare il copertino un'altra volta, Continente Contigo, che non è una manna dal cielo, l'incontrario. Rismonta e guardiamo dove ho pizzicato la camera d'aria. Ma succede, dov'è il problema? Se non succedesse, poi faccio vedere un'altra volta. Visto che ci siamo, allora
ho montato questa Giorgio qui. Questa Giorgio qui la volevo lui, lo voleva montato di lato, però arrivava qua. E scusa, ma quando cammini poi si picchia. Mettiamolo qui e si è messo qui. Questo, vedete, ci si infila il casco e si richiude. Almeno si fregano il motorino e il casco insieme. Manopole domino, vedete? Ho cercato di metterle, ora di così si vede male, comunque alla stessa misura per benino. Leveraggi level 9, molle gialle, molle gialle Pinasco, che a mettere ci vuole binde, anche questa è della Pinasco, anche per mettere questa forse è più facile, ma quelle, ragazzi, ci ho 3 ore per montarle. Non guardare i video, ho messo mollettine, si mette le fascette, metti qui le fascette, vieni, metti le fascette se ti riesce, se ne hai messe 4 per molla, in due poi, 4. Si leva la morsa, 4 fascette, e vi diamo anche la misura, no, glielo devo dire, se no diano che non sono buone, eh? ...4.8 x 292, saranno robuste queste fascette, 4 per molla, e le spaccavo uguale, però siccome io e la Titi siamo stronzi, abbiamo trovato una soluzione, perché uno stronzo e uno buono vanno d'accordo, ma noi siamo due stronzi e quindi si manda la gente a cagare. Ecco risolto il problema, giusto Titi? Puoi aggiungere qualcosa te? Su questo? No. Qui? Sì, ci ha servato. Aggiungi qualcosa, ma non stare a specificare che serve e che non serve. Che aggiungo? Ci ha aiutato parecchio. Parecchio? Parecchio, assai di morto. Da 4 ore in mezz'ora? Sì. Sì, da mezza giornata a mezz'ora. Sì. Ma metto un'ora, mezz'ora. Da ora mezza giornata, no, ma da due ore e mezzo a mezz'ora, sì, tra una e un'altra. E va bene, raga, io ora metto questo qui in garage, moto, il mire, cerchi grimeja. Chi li vuole cerchi grimeja, chi vuole questi cerchi qui? Madonna, mi rimane una cavalletta addosso. L'ho buttata. L'ho buttata nittelo lì. E te cazzo è? No, andavi. Meno male. Poi ci sono anche i gilardoni da vendere. Va bene, niente, raga. No? Sì. Io non so più che dire. Dico che la live uscirà stasera alle 8:30 stasera, chi la può vedere, noi saremo in premier io e la Titti a rispondervi. Vi si augura intanto buona serata, perché esce stasera alle 8:30, quindi vi si augura buona serata, buon appetito e continuiamo avanti con questi fischia. A proposito, ora io e la Titti, perché mi sembrerà strano, quando l'ho messo, quando l'ho messo i cartellini, non ce l'avevi in mano prima, la mia nonna diceva, ma io in mano che pontri ordin dove va i cartellini. Te l'ho fatto vedere e tu l'hai appoggiato da qualche parte. Sei andata a pia quella vite lì. Guardando lei. Allora, ragazzi, per la modifica di questo piattello, allora, quanto mi ha dato questa persona? Nulla. Cosa ho preso io da questa persona? Un si complesso senza motore e senza cerchi.
però intero, e io ho fatto il piattellino, o glielo vernicio anche. Ciao raga, fischia, domani vedrete il video di sì, che si va a pigliarlo stasera.